Benvenuti ragazzi a questa nuova video lezione. Parleremo della rivoluzione russa. La Russia era un impero immenso che si estendeva dall'Europa all'Asia. Immaginate che nel 1462 la Russia occupava solo il territorio intorno a Mosca, per poi estendersi fino ad arrivare alla Siberia. In questo periodo la Russia è governata dallo zar Nicola II Romanov, incoronato imperatore il 25 maggio 1896, e sarà l'ultimo imperatore di Russia. Agli inizi del Novecento poteva considerarsi un monarca assoluto, il quale reprimeva ogni forma di opposizione con la violenza. Nell'impero russo la condizione degli operai non era una delle migliori, e le industrie si concentravano in particolar modo a San Pietroburgo e Mosca, mentre per quanto riguarda la condizione dei contadini, nel paese era presente quindi un'immensa massa di contadini, che solo nel 1861 riuscì pian piano a migliorare le proprie condizioni di vita. La maggior parte di loro praticava un'agricoltura totalmente arretrata e lavorava la terra con strumenti di lavoro non molto diversi da quelli che venivano utilizzati nel periodo del Medioevo. Mentre la nobiltà russa era una classe che possiamo definire parassitaria, quindi possedeva enormi latifondi, non apportava migliorie alla terra, quindi non si occupava, non aveva alcuna intenzione di migliorare sia la condizione dei contadini, ma anche di migliorare la coltivazione. Non investiva quindi per modernizzare il lavoro agricolo e viveva delle rendite degli affitti pagati dai contadini oppure dei contratti di mezzadria. In questo periodo abbiamo anche dei partiti, nonostante ci fosse un monarca assoluto, esistono dei partiti di opposizione. Sono il Partito Socialdemocratico Russo, il Partito Social Rivoluzionario Russo e il Partito Costituzionale Democratico. Il Partito Operaio Socialdemocratico auspicava una rivoluzione che avrebbe portato al potere la classe operaia. Al suo interno, però, era diviso in due parti. Da una parte i bolscevichi guidati da Lenin e dall'altra parte i menscevichi guidati da Kerensky. Quelli guidati da Lenin volevano cambiare la società mediante una rivoluzione, mentre i menscevichi puntavano a trasformare la società attraverso delle riforme. Il Partito Costituzionale Democratico invece voleva trasformare la Russia in una monarchia costituzionale. Cosa accadde prima della rivoluzione del 1917? Bisogna fare un salto indietro. Bisogna partire dal 1905. In quell'anno si ebbe la cosiddetta Domenica di Sangue. Fu il primo moto rivoluzionario all'interno dell'impero zarista. Un moto rivoluzionario che scoppiò in seguito alla sconfitta nella guerra russo-giapponese. Nel 1917 la Russia si trovò in una situazione insostenibile all'interno della Prima Guerra Mondiale. Milioni di soldati erano morti, l'esercito scappava da qualunque parte e i tedeschi iniziavano a occupare gran parte del loro territorio. A Pietrogrado, nel febbraio del 1917, scoppiarono rivoluzioni spontanee. Rendendosi conto dell'ostilità da parte della maggior parte della popolazione, lo zar Nicola II abdicò. E con lui finì la monarchia dei Romanov. Fu formato un governo repubblicano provvisorio che, contrariamente a quello che sperava la popolazione, decise di continuare la guerra. Inoltre prese dei provvedimenti molto importanti per questo periodo. Venne abolita la censura e la pena di morte, fu posto fine ai privilegi aristocratici,
venne stabilita l'uguaglianza delle religioni e vennero avviate le elezioni per un'assemblea costituente. Contemporaneamente si diffondevano in tutta la Russia i soviet, che significa consigli. Potremmo considerarli come dei sindacati. Infatti esistevano i soviet degli operai, i soviet dei soldati, i soviet dei contadini. I soviet infatti difendevano i diritti dei lavoratori. I bolscevichi erano convinti della necessità di una rivoluzione che portasse i proletari al potere. La guida del movimento rivoluzionario fu assunta nel marzo del 1917 da Lenin, il quale era tornato in Russia dopo anni di esilio, e lanciò la parola d'ordine «tutto il potere ai soviet». Le tesi di aprile sono una serie di direttive politiche scritte da Lenin il 16 aprile 1917 e furono pubblicate il 20 aprile. Veniva messo in evidenza il fatto che non sarebbe stato mai sostenuto il governo provvisorio, che tutto il potere doveva andare nelle mani dei soviet, che bisognava nazionalizzare le terre, bisognava subito uscire dalla prima guerra mondiale e quindi porre fine a questa guerra imperialista. Nella notte fra il 24 e il 25 ottobre occuparono a Pietrogrado il Palazzo d'Inverno, sede del governo. I soldati del governo provvisorio non opposero resistenza e l'insurrezione, detta Rivoluzione d'Ottobre o Rivoluzione Bolscevica, avvenne quasi senza spargimento di sangue. Fu immediatamente costituito un nuovo governo, presieduto da Lenin e formato solo da bolscevichi. Nel marzo del 1918 il governo bolscevico firmò una pace separata con gli imperi centrali, la pace di Brest-Litovsk. Il prezzo pagato fu altissimo, la Russia perse tantissimi territori come la Finlandia, la Polonia, paesi baltici, Estonia, Lettonia, Lituania, che poco dopo divennero indipendenti. La situazione in Russia era gravissima, i sostenitori del vecchio regime, le cosiddette guardie bianche, scatenarono la guerra civile. A essi si affiancarono anche militari inglesi, francesi, che volevano a tutti i costi evitare che la rivoluzione si potesse diffondere anche in altri stati. Contro le guardie bianche, il governo comunista organizzò l'Armata Rossa guidata da Lev Trotsky. Nel frattempo venne organizzata anche una nuova polizia segreta chiamata CEGA, la quale cercò di reprimere in tutti i modi qualunque forma di opposizione. Per rifornire l'Armata Rossa e alimentare le città, il governo impose una serie di durissime misure denominate comunismo di guerra. Grano e merci vennero requisiti anche con la violenza. I contadini reagirono producendo solo ciò che serviva alla propria sopravvivenza. In questo modo la produzione agricola e quella industriale crollarono e la Russia precipitò in una gravissima carestia. Proprio in questo periodo venne massacrata tutta la famiglia dei Romanov, quindi lo zar e i suoi familiari. La guerra civile provocò milioni di morti. L'Armata Rossa guidata da Trotsky riuscì comunque a sconfiggere l'esercito controrivoluzionario e la guerra civile ebbe fine. Nel 1921, per calmare il malcontento dei coltivatori che erano stati danneggiati dal comunismo di guerra, il governo di Lenin varò una serie di provvedimenti detti nuova politica economica, cioè NEP. Cessarono le confische, la produzione agricola pian piano iniziò ad aumentare e i contadini furono liberi di vendere i propri prodotti. Nelle campagne si formò di nuovo un ceto di coltivatori benestanti, chiamati i kulaki. Nel 1922 fu proclamata la nascita di un nuovo Stato, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, una federazione con capitale Mosca, che dal 1918 aveva sostituito l'antica capitale degli zar, Pietrogrado, più tardi ribattezzata Leningrado.